Ma non è meglio questa che una bistecca, che è una delle history. Oh, se non vi piace la cipolla deve girare a canale, eh. C'è niente da fare, oggi proprio cipolla più non posso, perché a noi ci piace. E poi questa qua quanto è buona, fresca, cipolla etropea, mamma mia che spettacolo. Vi faccio una ricettina, vi faccio qualche baffi, con due spicci, sempre con due spicci. Pensate alla cicoria, all'amaro della cicoria, alla ricotta, al dolce della cipolla, alla salsiccia piccante, sto mix dei sapori che fanno una bomba. E con questo ci potete fare sia un bel panino qua, scrocchierello, o un bel piatto che può essere antipasto, un secondo. Fate voi. Ingredienti. Quando dico erba di campo, qua è cicoria, la nostra bella cicoria, e mi sono cavato io a mano. Patate, peperoncino, salsiccia piccante, aglio, uova, ricotta fresca, zucchero e poi la signora cipolla rossa di Tropea Calabria IGP, mica micio micio bombao, eh. Poi un goccio d'olio buono, quello di Fratelli Vicari, e poi le mani. Le mani, ci vanno le mani, senza mani non si fa niente. Ma adesso vedete come lo faccio. Ma volete mangiarlo fatto dalle mie mani? Beh, c'è della possibilità. Venite a Tropea, dal 29 al 1 maggio io starò là con show cooking e cene, quindi avrete la possibilità di mangiarlo dalle mie mani, ci abbracceremo, ci baceremo, faremo quello che volete voi, quindi venite in tanti, tanto ci sta cipolla più non posso. Prima cosa le patate, che sono quelle un po' più lunghe da cuocere, le ho lavate bene, lo sapete a me piace farla con la buccia la patata, quindi la faccio a dadini, così, piccolini così si cuoce pure meglio, no? Eccola qua. Certo là in Calabria userò la patata della Sila, cavolo, farò tutti quanti, userò tutti i prodotti del territorio. Qua sto a Roma, usa la patata rossa di Colfiorito. Acqua in piena ebollizione salata. Eccola qua, la signora cipolla. Ma perché sta cipolla è così buona? C'ha così sta fama veramente di grande cipolla. Vuoi dire con due parole? Beh, immaginate che sta cipolla cresce in Calabria, a Tropea, ok? Dove c'è un microclima perfetto, dove l'inverno non ci sono sbalzi di temperatura, quindi contribuisce alla sua dolcezza. Pensate che sta cipolla, sono stati fenici a portarla 2000 anni fa. C'è qualcosa da raccontare sta cipolla, eh? Allora, io userò oggi soltanto il rosso, la parte questa qui. Taglio la parte verde, sto attento qui a non levare tutta la radice, perché mi dovrà un attimo aiutare questa radice a trattenere tutta la cipolla. Poi che faccio? Taglio qui lateralmente, levo la prima pelle, ok, in questa maniera, così, bella di casa. Poi, ok, la taglio a spicchietti, così, però lascio, vedete questa basetta qua, la lascio perché mi tiene unito tutto lo spicchio. Ecco qua, così. Allora c'è qualcuno di voi che mi ferma e mi dice: ah, ma va bene tutto, fai bene, cucini bene, mi piace quello che cucini, però ammazza quanta cipolla e quanto aglio. Ragazzi, fa bene. E poi non sapete l'ultima, lo sapete quale? Che la cipolla cruda, lo sapete quante calorie contiene? Per 100 grammi? 20 calorie. Oh, da domani mangiamo solo cipolle. Quindi fa bene, non riesco a non usare la cipolla, dà il suo sapore, dà il suo contributo ai piatti che facciamo, è tutta un'altra storia. E poi ragazzi, c'ha tante proprietà, c'ha tante vitamine, c'ha lo zinco, c'ha il selenio, c'ha un sacco di roba, quindi non bisogna sbeffeggiarla, oppure sbeffeggiamo chi se la mangia, come mi sbeffeggiate a me. È giusto la mangiamo, è giusto che ne facciamo uso. Aggiungo un po' d'aceto di vino bianco, così, senza esagerare, ci serve perché così fissiamo pure il colore della cipolla. Mettiamo un pizzico di sale, così, tranquilli, sereni. Dobbiamo renderla ancora più buona questa cipolla, già è buona da sola, fatta all'insalata a rondelle, non potete capire che vi mangiate. Però fatta in questa maniera, è il giusto, dà il giusto contributo a sto piatto che ho pensato. Ecco, guardate come bolle, metto la cipolla nell'acqua bollente. Mo mi raccomando, non fate troppe cose, state qua un attimo vicino, deve essere cotta, ok, scottata, ma non stracotta, ci deve rimanere un po' d'anima, capito? Quindi state un attimo qui, non vi annoiate, amatela, perché voi l'amate la cipolla come l'amo io, quindi viva la cipolla. Ma a proposito, vi siete iscritti? A voi non vi costa niente, che c'è, fate
clic, e un attimo, non succede niente, non vi ho nessun sordo. Vedete come rimane attaccata? Guardate, mi piace così, vedete, rimane attaccata come ho detto prima, tutte quante le falde, vedete, lo spicchio intero. Ci siamo, va bene così, anche perché poi dopo devo ripassarle con un po' di zucchero. Vai, eccolo qua, belle, 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 eccolo qua. Ma adesso, con la stessa pentolina, mettete un goccetto d'olio e a fuoco alto, guardate che facciamo. Appunto non l'ho stracotte, eh? Sono ancora un po' umide e mi piace questo lavoro, che sono un po' umide ancora. Un po' di zucchero, così, zacche, un altro po' di dolcezza. Un cucchiaio scarso, non le voglio caramellate, le voglio morbide, con un piccolo sentore di aceto, casomai dategli un po' più d'aceto, vai, così. Vedete come vengono belle lucide? Adesso, appena si ristringe tutta l'acqua, si asciuga, sono pronte. Con poco ma in piattone, a noi ci piace così, perché non mi sono inventato niente, pensate ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, che hanno fatto, hanno tirato su delle famiglie intere, con poco e niente. Guardate che bella, non c'è più acqua, vedete? Ci siamo. E questa la mettiamo da parte, qua, così. Allora, controlliamo le patate, non devono essere proprio stracotte, eh? Vedete? C'è ancora un po' d'anima, va bene così. Non vi state a impressionare, ma madonna quante cose, ma scusate un attimo, qua non stiamo a parlare di tartufo o di scampi, sai, apri uno scampo, metti in goccio d'olio, anzi non metti niente, è uno scampo fresco, è buono. Qua stiamo a parlare di patate, di cicoria, di novo, di un po' di ricotta e di cipolla, quindi dobbiamo un po' lavorare, cioè, se è troppo facile, non ci vuole niente. Vai, qua cicoria, acqua salata, mi raccomando, guarda che cicoria. Vedete un attimo che cicoria vi sto a mettere, cicoria de campo. Allora, oltretutto che costa un po' cara, perché costa all'incirca dai 3,50 euro ai 5 euro al chilo, poi dovete lavarla, dovete capalla, che significa? Mettete là, la pulite, come ho fatto io, e la mettete a cuocere. Quando vi mangiate la cicoria, quella coltivata, è un'altra history, la dico pure in inglese, è un'altra storia ragazzi. È piatto, un sapore piatto, sembrano quasi spinaci, bieta. Questa, ogni foglia è una cosa diversa. Ah, godi. Mi sto a preparare, eh. Intanto si sta a cuocere la cicoria, guardate che bella, yeah. Guarda che roba ragazzi. Solo per intenditori questa, eh. Questa soltanto di tu. Se no c'avete un'alternativa. Mettete. Mi viene da ridere. Quando si facevano le scampagnate, c'era mio nonno, oppure in compagnia di mia zia o mia madre, si mettevano così, piegate in due, a busta, e si facevano la cicoria. Mentre gli uomini stanno là a far barbecue, a barbecue, alla griglia, il barbecue non ci stava, loro stanno piegate, non vi posso dire in che modo, a raccogliere la cicoria, capito? Così. Bisogna faticare. Non vuoi pagare? Devi faticarla a raccogliere. Ci stiamo, la tengo bella così, al dente, guarda un po'. Perfetto, vedi, da qui sentite se è cotta, il colore è bellissimo, e la metto già dentro uno scolapasta con sotto una bulla, ecco qua, tiè. Immaginate la Calabria, ci sta qualcosa di piccante in Calabria? Tutto piccante, quindi ho messo tutto, la salsiccia piccante, guardate, spettacolare, tiè, vai, l'apriamo, questa mamma mia, sai che ci fa impazzire. Ci fa diventare dei mandrilli questa qua. Il piccante ragazzi fa bene, eh? A tutto. Eccolo qui. Bella, l'apriamo così. Metto un po' d'olio nella wok, che qua adesso faccio tutto sto mischione, vai. E comincio a mettere la salsiccia, sgranata. Bella. Questa darà sapore e gusto. Pulisco bene, eh? Tiè. Vai. Ah, tiè. Quando ci sta cicoria ci sta sempre lui, l'aglio, eccolo qua, bello, ah, questo è quello là fresco, eh. Mettiamo uno spicchietto così, tagliato a metà, zacchete, guardate qua, eccolo qui, bello, fresco, tiè, e voi cominciate a dargli fastidio, la smucinate, capito, zac, zac, tiè. Qua deve sgranarla bene perché deve finire un po' dappertutto sta salsiccia, non è che uno gode e l'altro lo sta a guardare, qua devono godere tutti, patate, così,
Poi che fai? A questo punto ci aggiungi la cicoria. Guarda che spettacolo, signori miei. Ma non è meglio questa che una bistecca, chi è? Un pizzico di sale. L'olio ci deve stare, eh? Deve essere bella unta. Chi è? Ah, come dice a noi. Quindi avete capito? Se volete mangiare sta bontà, venite a Tropea dal 21 aprile al 1 maggio. Le faccio accappottare. Mamma mia, fammi assaggiare un po' sta salsiccia. Leviamo un spicchio d'aglio. Quando si capisce che è fatta la cicoria? Quando vedete che è bella asciutta, non c'è quel colore da roba bollita. E adesso è pronta. Spengo tutto. Parliamo di cose piccanti. Può mancare lui, peperoncino? Eccolo qua. Non ci possiamo arrivare. Poi, a gusti, ne aggiungete quanto volete voi. Quando esce sto oglietto così. Immaginate sto panino quando non tingo qua dentro. Qua, cos'è che succede? Adesso prendiamo due ovetti. Lo apro qua così è più facile lavorare e facciamo delle uova in camicia. Quindi abbassate il fuoco, l'induzione, quello che avete. Deve sobbollire leggermente, guardate. Vado. Allora, guardate l'uovo fresco. L'albume rimane attaccato al tuorlo. Ne apro un altro. Un uovo servirà per il panino e un altro uovo servirà invece per il piatto. Se non sobbolle troppo, non si attaccano le uova, vedete? Poi dovete dargli un tempo diverso, così loro, uno già è coagulato, vedete, e l'altro si coagula dopo. Non li toccate, lasciateli belli tranquilli. 4 minuti d'orologio proprio, guardate. Poi dipende da come lo volete voi. Se lo volete bello morbido dentro, anche 3 minuti. E intanto sto scaldando il pane, perché noi vogliamo proprio. Se ne sbriciola proprio, scrocchia tutto quanto. Il primo lo togliamo, guardiamo un po', vediamo un po'. Giusto, guardate, è bello morbido così, mi piace. Vedete come si muove? Tu, perfetto. Mentre si cuoce l'altro, che facciamo? Io lo so, voi che dovete fare. E scrivete, dai, e beviamo un goccetto, dai. Quanto sta? Ecco qua. Allora, qua ci sta il bicchiere, e fino a qua stiamo bene. E qua ci sta il nostro 09. Quindi sicuramente in Calabria vi farò bere qualcos'altro locale, però se siete a casa un bel Conegliano Valdobbiadene prosecco superiore di OCG ci sta benissimo, lo sapete perché? Sgrassa, pulisce la bocca. Guarda qua, guardate qua, vi faccio un'infoglia, sentite solo il rumore. Un pezzo di ghiaccio in bocca, ragazzi. Altro che ghiacciato questo. Oh, eccolo qua, pure questo è pronto, vai. Spengo. Ah, cominciamo a impiattare. La base la facciamo con la ricotta. Allora, ricotta di pecora io la preferisco perché qua stiamo dei sapori forti, quindi sta alla grande. Allargate un po' così, fate tipo un nido. Poi mettiamo, ma sono sentito male. Poi qua che fai? Allora, se è un antipasto ne mettete un po' di meno, no? La cicoria, guardate che colori, guardate che colori. Andiamo a raccogliere le patate, tiè, ok? La salsiccia, così, tiè. Vi giuro, mi sono sentito male. Poi l'uovo, andiamo a mettere l'uovo, eccolo qua, perfetto. Poi un pizzico di sale ce lo dobbiamo mettere sull'uovo, così. Questo spettacolo di cipolla, tiè. Guarda, tiè, guarda qua, con la cipolla, con l'uovo, tiè, così, ok, guardate che piatto che sta a venire, poi un goccetto d'olio così, e questo ragazzi può essere un antipasto, un piatto unico, un main course, un secondo piatto, quello che volete voi, e questo è il piatto, ma non è finita qui. Questa, via,
Ci fa da polpetta. Tiè. Ricotta. Da sta parte c'è la ricotta che ammorbidisce. Questo lietto qua, date una bella sfranta così. Deve assorbire bene bene. Guardate, così, ok? La cicoria. L'ovetto, tiè, così. Un po' di cipolla. Tiè, così. E poi appoggiate un po' così, no? Così. E questa è la versione del panino. Queste sono tutte e due le versioni. Quale preferite? Scrivetelo nei commenti, ditemi quello che preferite. Poi, se li volete provare, lo sapete dove sto. Dal 29 aprile al 1 maggio sto a Tropea. Venite là e vi faccio assaggiare fatto con queste manine. Questo è il momento più bello, siete pronti? Mamma mia, ragazzi. Che goduria, mamma mia. Taglio un pezzetto così, assaggiamo tutto, aiuto, mi sono sentito male. Finalmente. Che buono, che bontà. La cremosità della ricotta, la mano della cicoria, un po' di piccante e peperoncino. Sta cipolla che ti pulisce la bocca, che è una meraviglia, con sta dolcezza. E questo è il piattino per sta seduti a tavola, carini. Se invece volete fare i zozzoni, come piace a me, no? Bel paninazzo così. Sentite? Io non dico niente, eh? Che fatica fa? Come lo fate, lo fate. Lo fate bene. Non preoccupate, non sbagliate. Una cosa pazzesca. Buono da morire. Quindi, pochi ingredienti, di grande qualità. Italiani siamo i più forti al mondo. Viva la cipolla di Tropea, mi raccomando, consumiamo cipolle di Tropea, IGP Calabria. Oh.